La manifestazione boomerang della sinistra monfalconese è l'ennesima dimostrazione dell'isolamento di una protesta sistematica alle decisioni del comune, che si limita sempre più a una marginalità di attivisti militanti e non riesce ad attrarre le folle minacciate nei comunicati della vigilia. Il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, è intervenuta così dopo la protesta di Marina Iulia, che ha visto cittadini, attivisti, politici e membri della comunità musulmana fare un bagno collettivo di protesta nelle acque monfalconesi, tutti con i vestiti addosso. Una risposta alle parole del sindaco della città dei Cantieri in merito al decoro da tenere in una località di mare. Anna Maria Cisinta ha in questo modo replicato agli organizzatori della protesta. La città ha capito che la mia battaglia non è quella dei costumi da bagno, ma quella del decoro e di dignità rivendicata dalla nostra comunità, che nel costume ha però un simbolo che è la punta dell'iceberg, fatto di una lunga stagione di alterazione della convivenza civile che tocca il lavoro, la salute, il sociale, l'abitare e che ha come sottofondo il rifiuto di quelle pratiche più retrive che riportano una visione dei comportamenti umani e della vessazione verso le donne che la nostra società non può accettare. È indispensabile, continua la nota, invertire la rotta nel modello produttivo basato sul vergognoso sfruttamento degli stranieri poveri regalatoci dall'ipocrisia della tolleranza praticata da anni dalla sinistra. Oggi Monfalcone è diventato un caso nazionale attraverso il simbolo di una pratica di decoro che è solo uno dei tanti elementi di un percorso che non intendo mollare, continua il sindaco, per ridurre la pressione migratoria che sta cancellando la nostra identità. La sinistra, conclude Cisint, può arrampicarsi sugli specchi o sull'acqua di Marina Iulia, ma continua a stare dalla parte sbagliata degli interessi della città, forse anche per camuffare le sue gravi responsabilità di questa situazione.